Presentato dal vescovo di Teramo Leuzzi e dal rettore dell'Unite Mastro Cola, il quarto forum internazionale del Gran Sasso dal titolo Allargare gli orizzonti della carità per una nuova progettualità sociale, in programma dal 30 settembre al 2 ottobre nel campus universitario di Teramo. Il tema oggetto di riflessione articolato nei diversi saperi e percorsi formativi apre orizzonti nuovi alla presenza dell'università nella società, a partire dalla disponibilità condivisa ad accogliere l'invito ad essere buoni samaritani. Ma io credo che è davvero un titolo importante, perché in questo momento di ripartenza si avverte il bisogno di trovare le motivazioni e soprattutto la capacità interpretativa della società. Credo che dopo la pandemia questa domanda diventa sempre più urgente e necessaria. Papa Francesco, nella sua enciclica Fratelli Tutti, ha invitato tutti gli uomini del mondo della ricerca, soprattutto della scienza, a trovare una interpretazione più piena e integra della realtà. Questo significa che noi siamo chiamati, e spero davvero che il forum possa offrire una possibilità, una prospettiva, tenendo conto che fa parte degli eventi speciali del G20, e quindi una grande occasione, poi anche per la grande partecipazione dei relatori e dei docenti che rappresentano anche università e centri di ricerca significativi, noi possiamo dare una prospettiva. Ecco, allargare l'orizzonte della carità significa che tutti, qualunque sia la propria competenza e il proprio ambito di impegno, sono chiamati a rivedere la propria presenza e il proprio impegno in una prospettiva completamente nuova, perché noi siamo nel cambiamento d'epoca e questo cambiamento d'epoca impone una riflessione nuova. Abbiamo tutte le aule piene, quindi si comincerà giovedì 30 e andremo avanti fino a sabato mattina. I punti più importanti, quindi oltre al forum stesso, saranno di nuovo la conferenza dei rettori africani con corteo accademico, perché torneranno in presenza, quindi di nuovo attenzione sulla carta di Teramo, e la presenza del ministro Bianchi e insomma tantissime altre personalità per discutere tutti insieme sui nuovi orizzonti della carità, ovviamente per quanto riguarda l'università e il mondo della formazione, della ricerca, intendiamo, come dice Papa Francesco, il nostro vescovo, la carità intellettuale.